Ho finito di leggere Beastars, si chiude questa saga, si chiude come potevamo aspettarci, cioè non torna veramente niente. Ragazzi, da metà in poi sto fumetto deraglia verso l'insensatezza più completa. Non so esattamente neanche che cosa mi faccia dire che comunque ne valsa la pena, non lo so, secondo me grandi premesse. E ripeto, fino a metà, quindi, ma anche fino a più di metà, secondo me, fino diciamo 14, 15, così tiene abbastanza bene. E ci sono tante invenzioni, ecco, ci sono tante invenzioni, a me le invenzioni piacciono, no? Quando crei un mondo, poi ti vengono in mente altre robe relative a quel mondo, in qualche modo non è coerentissimo, non è per niente coerente, cioè... È un disastro. Il world building a un certo punto proprio non torna un cazzo. Però ci prova fino in fondo e inventa robe, no? Ecco, le robe che inventa qua in fondo proprio siamo nel delirio più assoluto. Già da un po' eravamo nel delirio, però secondo me in quel delirio c'erano qualche episodio qua e là che ti faceva dire però questa è una buona idea, no? Cioè queste cazzate che ti sei inventato per poi costruire queste relazioni, queste dinamiche tra i personaggi, allora capisco che comunque c'è ancora del buono, no? C'è un'emozione, appunto, secondo me ci sono alcuni momenti, alcune dinamiche che vengono descritte, che non vengono descritte, che vengono vissute dai protagonisti, dai personaggi di questo fumetto, che sono molto interessanti. Le dinamiche proprio, cioè il rapporto tra due personaggi e il rapporto tra questi due personaggi e il resto della società o altri personaggi, insomma questa cosa viene, le pressioni che ci sono, le influenze, quello che si sente arrivare, quello che facciamo per nostro spirito di iniziativa e quello che ci viene imposto da fuori e quello che invece ci viene represso rispetto a quello che vorremmo fare, secondo me sono descritti in alcuni momenti molto bene. E per farlo si inventa tante cose, tante situazioni, tante robe, specie di animali che fanno cose senza senso. Ecco, da un certo punto in poi è delirante. Cioè le cose che si inventa sono sempre meno credibili, sempre più a caso, sempre più inutili rispetto a quello che vuole raccontare, perché da un certo punto in poi non si capisce proprio più che cosa voglia raccontare. Se all'inizio per me questa era una forza, e lo è, continua a esserlo, cioè il fatto che questa metafora tra carnivori, erbivori e altre parti della società che sono onnivori o che sono in qualche modo marginali, limitrofi, che cercano alternative, se questo rapporto di forza, di potere estremamente violento che esisteva in questa società, appunto, tra carnivori e erbivori, poteva avere una valenza davvero interessante per parlare delle oppressioni, molti tipi diversi di oppressioni che possiamo vivere sia come carnefici che come vittime all'interno di questa società. Quindi era interessante secondo me che non fosse così chiara l'allegoria. Da un certo punto in poi l'allegoria sembra quasi più chiara, ma allo stesso tempo non ha proprio più senso, non torna più niente, non si capisce, non se ne può uscire. E se quello che all'inizio sembrava un tentativo di dare una spiegazione, una svolta a tutta la società, alla fine succede lo stesso ma senza senso, non c'ha senso, ragazzi, non torna niente. Cioè fa ridere da quanto sia a caso, proprio a caso. La capacità poi di costruire ritmo, no? Di costruire emozioni nei rapporti dei personaggi è tale che comunque io sono arrivato in fondo ridendo, perché a un certo punto proprio dici ma perché un finale poi appiccicatissimo, forzatissimo, l'ultimo volume, proprio le ultime scene. Veramente, ragazzi, una roba che all'inizio parlava di adolescenti e alla fine ti sembra scritto da adolescenti. C'è un po' questo problema qua, questa grande complessità che io gli avevo attribuito nelle prime fasi e che ha, secondo me, viene poi smontata brutalmente nelle ultime, diciamo, 6-7 volumi proprio, in cui capisci che l'autore non ha più idea di cosa stia facendo, è tutto a caso. Quindi, a volte succede che le opere diano delle robe a prescindere dalle intenzioni degli autori, questo è uno di quei casi. Se dovessi dire leggetevi tutto Beastars, mi torna un po' difficile, ecco, consigliarvi di leggere 22 volumi di questa cosa qua la trovo un po' dura, però fino a un certo punto ci sono delle cose buone, molto buone secondo me, non lo so.
Non ti fa arrabbiare perché è dall'inizio che è così in realtà. Cioè, era chiaramente una cazzata. Però ci abbiamo voluto credere. E qualcosa c'è, secondo me. Cioè, se ci vuoi credere, c'è del buono. Se ti piace il ritmo, se ti stanno simpatici i personaggi, puoi anche arrivare in fondo. La qualità, diciamo, di quello che ti dà, da metà in poi, finisce. Boh, ho detto quello che dovevo dire.